Ultima tappa del trofeo Granzon. Siamo a Variano di Basiliano, a casa di Daniele Pontoni, nella mitica collinetta che ha dato il via alla carriera del campione di Variano e che oggi ospita appunto il trofeo Città di Variano, un trofeo che è arrivato alla quinta edizione, vale anche come atto conclusivo del trofeo Granzon. Oggi si assegnano le maglie definitive, oggi si assegnano i premi, gli allori stagionali di una stagione esaltante che ha portato il ciclocross del Friuli Venezia Giulia ad altissimi livelli, anche con la vittoria di Sara Casasola che si è accaparrata la maglia rosa del Giro d'Italia e il titolo italiano, la vittoria nel Giro d'Italia di Davide Toneatti tra gli juniores maschili, la vittoria nel Giro d'Italia di Elis Simeoni della Sacilese. Insomma, il ciclocross friulano con questa stagione della rinascita grifata dal trofeo Granzon si appresta a chiudere i battenti. Lo fa con lo spettacolo di Variano. Noi siamo venuti qui ovviamente anche per darvi testimonianza delle gare e tutti i risultati di questa ultima sfida, ultima battaglia sul fango e sul terreno del trofeo di Variano. Andiamo a vedere com'è andata l'ultima tappa del trofeo Granzon. Tra le juniores al trofeo Granzon 2018-2019, il primo trofeo ha vinto Asia Zontone. Asia, complimenti, grande stagione, siamo un po' a fine stagione, si respira anche un po' l'aria dell'ultimo giorno di scuola, però è sempre bello festeggiare, vero? Sì, è stata una gara molto bella, molto dura. Peccato per alcune cadute che non mi hanno permesso di giocarmela fino alla fine, però sono comunque contenta di questa stagione perché penso di essere cresciuta molto sia fisicamente che mentalmente, perché ho attraversato un periodo di crisi e sono contenta di essere uscita, diciamo, da questo tunnel e quindi sono molto contenta. Tanti piazzamenti, però la costante è che eri sempre lì a giocartela con i primi. Al di là della sfortuna bisogna farti complimenti per la continuità di rendimento. Grazie mille, sì, ero sempre lì, poi si sa, la fortuna gioca un ruolo molto importante in queste competizioni da un giorno, quindi sono comunque molto contenta. Adesso, prossimi obiettivi che ti mancano da raggiungere ancora? Adesso, sì, adesso faccio un periodo di pausa, poi mountain bike e strada e spero di fare un'ottima stagione in mountain bike e vabbè, anche su strada, perché comunque la multidisciplina aiuta un sacco nel cross, quindi speriamo bene. Ah, però ho la curiosità di capire cosa puoi fare su strada, è una disciplina che ti piace o insomma tu nasci come crossista e ti piace più il ciclocross? Ma io assolutamente preferisco il ciclocross, comunque mi basta pedalare perché mi piace qualsiasi specialità. Però il ciclocross è nel cuore. Ultima domanda, come festeggi? C'è un concetto di che ti perri piuttosto che cosa? Come ti piace festeggiare? Ma adesso un periodo di pausa, però non attenderanno grandi festeggiamenti, diciamo. Però certo Katy Perry, c'è sempre. E allora Katy, Asia ti aspetta. Cristian Calligaro ai nostri microfoni, sei arrivato secondo o terzo nel trofeo Granzon, adesso aspettiamo ancora l'ufficialità, però ti dicevo, tu sei ancora al primo anno ma sei sulle orme dei tuoi compagni ex Toneatti, l'attuale Bergagna, che sono già in Coppa del Mondo, adesso manchi solo tu. Sì, cioè, questa stagione è andata abbastanza bene, ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, peccato per l'italiano che non è andato come volevo, però
Bene, dai. Oggi a Variano la gara com'è stata e che tipo di percorso era? Allora, oggi a Variano è stata una gara molto dura, con un percorso molto divertente, con delle rampe da fare a piedi. E ce la siamo giocata in volata io e Pederiva. Peccato per il finale, però vabbè, ame. Senti, la stagione a questo punto finita, come la valuti e che voto ti dai? Boh, la valuto discreta, con un 7,5. E prossimi obiettivi da raggiungere? Tu sei ancora primo anno, quindi ti vedremo ancora in questa categoria nelle prossime stagioni. Sì, allora quest'estate farò strada col Caneva e mi preparerò per la prossima stagione di cross e speriamo di raggiungere obiettivi. Ti senti più crossista o più stradista? Crossista. Gli piace più. Cristiano, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Sotto la divisa della DP 66 voi non la vedete, ma c'è la maglia tricolore di Sara Casasola, ma vista la temperatura rimane con il giacchetto. Sara, io non so più neanche che domande farti, perché hai vinto tutto. Parlami tu di questa stagione veramente indimenticabile. Beh, è stata veramente una bellissima stagione. Abbiamo raccolto finora molto più di quello che ci aspettavamo e sono molto molto contenta. E oggi era la gara di casa e ci tenevamo a far bene, è andata molto bene e si è sentito molto anche il sostegno di tutti quelli che ci stanno attorno, quindi sono veramente molto felice. Allora, facciamo così, ricordiamo il titolo italiano, il trofeo Triveneto, il trofeo Grand Zone, chi più ne ha più ne metta. Alla fine dove vuoi arrivare? Beh, per il momento sono molto felice di tutto ciò che abbiamo fatto finora. Ci stiamo preparando adesso per concludere bene, speriamo in meglio, ce la metteremo tutti tutta. Non so cosa aspettarmi, vedremo, dai. Sì, ho dimenticato anche la maglia rosa del Giro d'Italia, la butto lì una a caso. E adesso inizia anche la stagione su strada, chiaramente farai un po' di riposo adesso, poi ti concentri sulla strada. Cosa puoi dare da quel punto di vista? Adesso sto valutando cosa fare finita la stagione di cross, devo ancora parlare bene con il tecnico della squadra di strada e spero di fare sia strada che mountain bike e correre un po' come l'anno scorso. Spero di prendere un po' più confidenza col gruppo perché è un po' una mia pecca, però c'è ancora tanto da lavorare da quel punto di vista. Sara, grandi complimenti e davvero contiamo che la tua carriera possa proseguire su questa falsa riga, perché se continui a vincere speriamo davvero che tu non finisca più. Grazie mille. A Variano, Marco Ponta secondo dietro a Fruit, il tuo avversario ha iniziato le marce alte, tu subito dietro. Marco, com'è andata? Sì, diciamo partivo per vincere oggi in casa, non è andata come volevo, però alla fine mi accontento di buon secondo posto, Martino andava veramente forte e io ho sbagliato parecchi i primi giri, poi mi sono un po' sbloccato, però ho fatto una gara in rimonta fino ad arrivare secondo, ma va bene così. Percorso bello, tutti me ne parlano benissimo. Sì, molto molto tecnico, molto difficile e fortunatamente è stato asciutto perché se c'era fango era molto molto difficile. Voto la stagione? Ma io molto contento, 10, perché comunque lavorando e allenandomi poco alla fine ho fatto un ottimo italiano, delle belle gare e contento, tutto quello che viene va bene, quindi soddisfatissimo. E adesso ferie? Adesso ferie, si va un po' a sciare e poi si ricomincia con la mountain bike. Dale Marco, bocca al lupo. Giovincelli, potete far inserire ai nostri microfoni Marco del Missier con l'accento sulla I, come ti chiama Martino. Marco, com'è andata oggi? Ma bene, dai, io ci ho provato oggi, volevo vincere in maglia tricolore, vincere qua in Friuli era cioè un coronamento di una stagione super. Ci ho provato, è stato più forte di me Carmine, è una caduta mi ha un po' tolto di mezzo, però io ci ho provato, sono contento di questa stagione, un bel percorso, complimenti a Pontoni per il percorso, per il tracciato, complimenti a tutti e niente. Sì, però non ce l'avevamo ancora visti, sono io che devo fare i complimenti a te perché questa maglia è veramente clamorosa. Sabato scorso all'Idroscalo, una bella soddisfazione,
dopo un anno o due anni che faccio ciclocross sono riuscito a vincere la maglia. È un'emozione grandissima, perché io solitamente d'inverno faccio sci alpinismo e quindi quest'anno mi sono dedicato alla bici. Ho provato tanti sacrifici, tante pause pranzo saltate, uscite con il fanale sotto il freddo e tutto, però dai, il risultato è venuto, dai. Ti abbiamo definitivamente conquistato il ciclocross o no? Perché insomma sei campione d'Italia. Ma sì sì, il prossimo anno a settembre ritornerò col ciclocross, tornerò a fare tutta la stagione, poi vediamo se il prossimo anno viene la neve presto, vedrò per tempo, dai. Vabbè, complimenti e in bocca al lupo per tutto quello che sarà. Grazie, crepi, ciao. Ronny Papo, presidente del Jumps Bike di Buia, particolarmente soddisfatto perché al di là della vittoria del trofeo da parte di uno dei tuoi atleti, Cristian Caligaro, hai anche un quarto posto in Coppa del Mondo con Tommaso Bergagna, per cui oggi giornata incredibile. Diciamo, sono contentissimo innanzitutto per i ragazzi, sono contento per chi lavora dietro e quindi diciamo che è stato una stagione di cross che ci ha dato, siamo partiti una certa idea con certi obiettivi e piano piano li stiamo raggiungendo. Diciamo che sono veramente contento, dico, per questi ragazzi e grazie alle persone che sostengono anche questi ragazzi, perché senza essere sostenuti loro diventa difficile, ecco. Però un plauso va veramente a loro. E mezze vittorie del Jumps Bike sono anche quelle di Toneati di Casasola, no? Sì, 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 indubbiamente. Quindi è tutto, diciamo, il movimento Friuli, io, come tu hai menzionato nei giornali poco tempo fa, è un movimento importante a livello nazionale e credo che fra qualche anno altre belle sorprese verranno fuori proprio da questi corridori che ci mettono anima, corpo e sacrificio per questo sport che piace veramente tanto, con i numeri che stanno, come avete visto anche voi, che stanno aumentando vertiginosamente. E ultima domanda, però sbilanciati. Quest'anno hai ottenuto questi risultati, prossimo anno tra Grand Zone, Giro d'Italia e Coppa del Mondo, il Jumps Bike quante successi vuole festeggiare? Sbilanciati però. Mi sbilancio? Beh, se mi sbilancio voglio dire, se faccio come quest'anno va bene. La più forte di tutte a Valiano, ci onora anche della sua presenza al trofeo Grand Zone, Paola Pezzo, in qualità di mamma di Kevin, che è oggi arrivato sul podio. Com'è andata oggi? Ma dai, una bellissima giornata, è sempre bello stare qui in contatto con gli amici, c'è anche il piacere di vedere il mio primo tecnico Eddie Gregori, che è sempre un grande onore, è stata insomma la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi, l'ho vinta con lui, è sempre bello, era da tanto tempo che non lo rivedevo, per cui fa sempre piacere essere qui, è tutto bello, complimenti agli organizzatori perché è un percorso qui dove i ragazzi si divertono veramente. E bene, dai, figlio corso, è arrivato terzo, ma al momento si diverte, si impegna e questo è importante. Cosa, per lui cosa vuol dire essere figlio di Paola Pezzo, di Rosola, insomma non è semplicissimo, o no? No, lui infatti sopra e vuole stare coi piedi per terra, lui un po' si lamenta quando lo chiamano figlio d'arte, non vuole essere chiamato così, sa che ha una responsabilità, però lui è molto tranquillo, insomma. Ma corri ancora tu, cioè sì? No, adesso accompagno i figli, faccio correre loro, mi invitano in qualche manifestazione, vado, però parto solo per lo spirito, per divertirmi. Grazie, grazie, complimenti. Grazie a voi.